No, ma era il Pescara che mi aspettavo, una squadra che sta in salute e soprattutto viene da un trend positivo e quindi ti porta grandissimo entusiasmo. Poi la gente magari non se l'aspettava, soprattutto sta facendo tutte partite della vita, perché ogni partita è decisiva, come sono decisive le nostre. Quindi è il Pescara che mi aspettavo, che ha le sue caratteristiche. Si aspettava anche Oddo come un bravo allenatore, suo ex allievo? No, sicuramente avrebbe fatto allenatore, però non pensavo che di trovarlo contro in panchina tanto presto, quindi o ci ha messo poco lui o ci ho messo tanto, o sono io tanti anni che alleno, quindi due sono le cose. Però sì, vi conoscete, però lui ha detto il risultato non è giusto, Rossi dice il risultato è giusto, è il gioco delle parti. No, se devo dire la partita, mi sembra primo tempo Pescara, secondo tempo il Bologna, noi abbiamo sbagliato qualche ripartenza, qualche situazione non è andata proprio il massimo, poi dopo decidono sempre gli episodi, però Oddo fa bene a dire questo, anche perché l'allenatore del Pescara, se fossi l'allenatore del Pescara direi le stesse cose. Gavellucci come le è sembrato nell'arbitrale? Chi è Gavellucci? No, io non so neanche chi arbitra, quindi mi chiede a me dell'arbitro. No, io le scelte le devo fare anche in base al fatto che giochiamo ogni tre giorni, quindi devo anche mettere in campo delle formazioni logiche che possono competere con le formazioni che andiamo a incontrare, soprattutto in base a quei giocatori che ho, quindi non è che ho fatto queste scelte d'esperienza o che ho messo loro, perché ritenevo che stasera era giusto che giocasse. Insomma, i giochi sono tutti aperti ancora? Secondo me sì. Secondo me sì, è solo un primo tempo.